Puoi spendere 5 minuti per spiegare come funziona questa? Please. Okay, this is something that we developed. Aspetta, conoscete questa? No. No, it's called the smart card. What we can do is Rimanete qui ancora 15 minuti perché vi fa vedere qualcosa di straordinario, fuori dal contesto, dallo scientifico, eccetera. Però voglio farvi vedere che lui possa farvi vedere come funziona. I was telling you about electromagnetic frequencies and the usage of mobile phones. Allora, prima vi parlavo delle onde o delle frequenze elettromagnetiche e l'utilizzo dei cellulari, dei cordless. I just need two volunteers, Ho two bisogno di people. due volontari, due Would you like to persone. come along? And one more. Due Yeah, volontari. that's yours. Very good. Okay, so if I can have it. So your name is Monica. Monica and Jole. Jole and Monica. Grazie. Okay. I'm gonna do some I'll hold it for you. basic kinesiology. That's the way the muscles respond to a command. Praticherò una cinesiologia di base, cioè come i muscoli rispondono ai vari comandi. And Kinesiologia, ho kinesiology. detto, sì And I'm o no? gonna use Kinesiologia. one example that you can all of you can do. Quindi un esempio di kinesiologia che possiamo praticare tutti. I'm going to ask you to put your hands like that. Quindi mettete le mani così. Faccio il pugno così e premo. Il risultato è che perde l'equilibrio. Non sto né tirando né... Facciamo lo stesso. Lei sarà magari pronta perché sa quello che sta per succedere. Tu rilassati. Era con un pugno. Allora, questo è l'effetto delle radiazioni che hanno assorbito fino a questo momento. I'm just gonna use the card. Adesso uso questa smart card. Faccio così. Adesso riproviamo. Non voglio farlo io, come dire, così vedete che non dipende da me. Voglio che faccia la stessa cosa che ho fatto prima io. Can you see that she's a little bit stronger? Vedete che è un po' più Have a forte. look. Before she was falling, Prima cadeva indietro, and now perdeva l'equilibrio. she's a little bit stronger. Adesso è un po' più Just forte. do it again. Just like that. And she's got high heels. She's got heels Eppure about that size. ha tacchi a spillo, Okay? quindi Now, questo crea meno aderenza e appoggio sul pavimento I'm e going to do stabilità. something else. And we are energy beings. Remember I said we're Allora, vibrational energy? noi siamo I'm esseri going di to use energia vibrazionale, come abbiamo detto più volte. Now he's like that. Lui comes down. Now, what I would like you to do
Adesso guardalo negli occhi. Adesso hanno preso contatto occhi con occhi. Eyes, look at the eye. I'm not doing that, it's just them. Resonance. This is resonance. Questa è risonanza tra di loro. Can you feel? Repeat. Okay, strong. Now I'm gonna do it with you. I'll do it with you. E le gambe, i piedi devono essere più vicini, sì. Guardalo negli occhi e lei ci riprova. Non si muove. Allora, io ho fatto i calcoli su questo fenomeno, quindi ho anche la documentazione scientifica. Comunque, il motivo per cui avviene questo fenomeno è perché si crea un vortice di energia, un campo energetico molto forte, talmente forte. Talmente forte che adesso vi spiego cosa succede. The lady is asking if the smart card is a magnet. No, it's not a magnet. No, non è un magnete. Nothing to do with magnetism. Non ha nulla a che fare col magnetismo. Okay. No, hold on. Excuse me. I'm gonna use you now. Okay, have a look at this. Osservate adesso quello che sto per fare. È molto debole, come vedete. Adesso si guardano negli occhi. Tutti e tre, anzi. Avete visto come non si muove? Ho fatto uno sforzo molto forte. E come dire, lei ha ricevuto l'energia. Adesso le chiedo di andare in fondo, anche lei. You go there. Fondo. You go there to the other side of the room. And look at the resonance. The only person that we energize with the card. Allora, l'unica is persona che abbiamo energizzato con la card è Monica. Solo the rest, lei. Only the vibration gli altri, and the resonance. Gli altri hanno ricevuto l'energia attraverso la risonanza. Guardando Monica. She is the one who passed that energy through her eyes to you first. È lei che ha trasmesso l'energia attraverso i suoi occhi, prima a Iole e poi agli altri due signori. So I'm gonna ask you to just line up yourself with him in the same line just here. Adesso si allinei con lui. And you and I go there. The resonance, you're gonna have a look at him. Adesso la risonanza farà
il suo giro, perché tu guarderai eye lui. To eye contact, dovete stabilire contatto visivo and con gli occhi e voi stabilite contatto incrociato, tu con quel signore e quel signore con Monica. And this is a quadrangular base. Si è creato quindi una base quadrangolare. And the energy, can you hold this for me? E l'energia l'energia subisce un movimento vortice e cresce però, si espande. E a quel punto l'energia, una volta che arriva lì, risponde, inverte la direzione della spirale e qui si incontrano le due energie che si convogliono verso di lui. Guardate il mio dito per illustrare il vortice di energia e come si propaga. Va verso lui, la sua energia arriva così e va in quella direzione, ma lui invia poi l'energia verso quella direzione lì. E qui si genera, al centro del quadrangolo, del quadrato, del rettangolo, si genera un campo quantico energetico. Sorry, can you say that again? Here there is energy. There is energy there, the quantum field. Ok, quindi all'interno del quadrato si è generato questo campo quantico di energia. Quindi siete stati tutti colpiti da questa energia. È forte. Vedete, non riesco a smuoverlo. Si crea questo campo energetico e si forma una sorta di piramide al centro. Allora, se ricordate le nozioni di chimica e biochimica, ricorderete che c'è una molecola che fa parte del regno animale e del regno vegetale. Si chiama emoglobina. Si chiama anche clorofilla. Ebbene, questa molecola è dotata di 4 atomi di azoto. Di azoto. L'emoglobina ha anche ferro, clorofilla, e la clorofilla è magnesio e ha una struttura piramidale. Perché ciascuno di loro ai 4 vertici rappresenta l'atomo di i 4 atomi di azoto. Porfirina si chiama in chimica. E in biochimica si chiama gruppo prostatico. Ed è carico di energia. Il gruppo non è altro che energia di vortice. Quindi grazie per l'esperimento. Now,
Il motivo per cui funziona questa smart card è perché al centro, vedete, c'è una spirale. E questo genera il vortice. Vortice. Questo è bidimensionale, però chiaramente nella terza dimensione diventa un vortice. E quindi c'è una risonanza che percorre queste due rette che partono dalla spirale verso il lato dell'esterno della carta. So, because of that, we have, this is a mobile phone. Ecco, questo è un telefono cellulare, uno smartphone. Vedete che c'è un puntino verde? È un, sì, è un adesivo. È un adesivo. Un adesivo. Ok, questo adesivo è stato energizzato con quella carta. Non dovrò energizzarlo con questo perché già è stato energizzato. Adesso vi faccio vedere una cosa. Fai una telefonata a qualcuno qui usando il tuo telefono. Adesso chiamerà qualcuno. Quindi adesso gli fa una telefonata. Il suo telefono non è energizzato. Allora, mi presti il telefono che adesso suona? Viene lei. Gli chiedo, vedete che il telefono è acceso, gli chiedo di metterlo in tasca. Lo mette in tasca. Adesso metta le mani dietro come hanno fatto gli altri. Allora, mette le dita così. Vedete, è lo stesso esercizio di prima per testare la forza, no? Vedete che io gli apro le dita, no? Allora, si chiama il classico test del dito ad anello, no? Per, sì, 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 per misurare il livello di energia di... Adesso con quel telefono che ha quel adesivo energizzato fa una telefonata al telefono che è in tasca di questo signore che non è energizzato, però adesso non è energizzato, ora vedremo. Non so, per me, scusate, è la prima volta, quindi io non so, io opero senza rete. Io non so già quello che deve succedere. Ok. Quindi adesso sta arrivando la telefonata. Deve rispondere. Ha risposto. Adesso può chiudere la chiamata e mettere il telefono in tasca. Sì, si è chiusa già. Lo mette in tasca, in quella tasca, e rifà le dita ad anello. Vedete com'è più forte? The energy has come.
è stata trasmessa l'energia e ha interrotto il canale di interferenza. Quindi adesso è dotato della sua forza naturale, che prima invece per interferenza di cariche negative era diminuita. L'interferenza è stata praticamente smaltita grazie alla carica energetica. Dice, quanto dura questa energia, questa carica di energia? Sul telefono può durare addirittura dei mesi. Nel corpo, nella persona, invece... Come prima abbiamo energizzato Monica, per esempio. Ho usato questa carta per energizzare Monica. Allora, l'energia persisterà nel corpo di Monica fin tanto che lei rimane coerente. Quindi finché lei mantiene la coerenza energetica, rimane carica di quell'energia. Però se lei per esempio dice una menzogna, un esempio, per esempio qualcuno che le chiede come stai? E tu dici molto bene, grazie, quando non è vero, in quel secondo l'energia se ne va. Come dire, l'energia non è in grado di permanere in uno stato di contraddizione. Quindi... quindi il contrario della contraddizione è la coerenza, quindi bisogna mantenersi in coerenza. Se si è coerenti c'è fluire di energia. E questa coerenza è la connessione che c'è tra il cuore e la mente. La mente non risiede però nel cervello, risiede nelle centinaia, migliaia di miliardi di cellule. Affinché queste migliaia di miliardi di cellule, affinché operino in sintonia e in coerenza, ci deve essere, in coscienza ci deve essere coerenza. Questo è anche il motivo, la ragione dell'autoguarigione. Perché è il corpo che si autoguarisce. E tutto parte da un pensiero, da un'intenzione, direi. L'ho anticipato. Cioè l'intenzione, sapere qual è la tua intenzione, il tuo intento. E avere chiaramente anche un perché, cioè una motivazione. Ci vuole un intento e una motivazione che spinge l'intento. Come lavora sull'acqua? Carlos, how do you work on water? With water is the same. This is water as well. So we take the card and show this with another volunteer. Allora, un altro volontario. Allora, prima abbiamo parlato del vortice di energia, no? Il vortice di energia ha un raggio, quindi nel momento in cui noi trasferiamo questa energia sull'acqua, per esempio, teniamo presente il concetto del vortice e del raggio del vortice. 2 metri. That's the radius. Quindi il raggio è di 2 metri. How many? 4 meters in diameter. Il raggio è di 2 metri, quindi il diametro è di 4 metri del vortice. Have a look. I'm just gonna ask you.
Allora, mette le mani dietro, dietro. Così, sì. Questa è l'acqua. Faccio così. Vedete che è instabile, ecco. È facile proprio. Adesso noi energizziamo l'acqua. Basta fare così. Prima avete visto com'è caduta? È più forte. Non ho resistito niente proprio. Prima e seconda volta sì. Adesso ci allontaniamo di 2 metri rispetto a un raggio. Vi ricordate il raggio di 2 metri? Quindi ci allontaniamo fuori dal raggio dei 2 metri, distanza dal... Perché è la bottiglia energizzata, cioè l'acqua che sta generando quel vortice che ha il raggio di 2 metri. Quindi... E diciamo al confine. Se faccio così... Vedete? Cade. Perché è al confine dei 2 metri. Adesso... Facciamo un passo avanti. Adesso è all'interno dei 2 metri, appena dentro il raggio. E certo, sei a meno di 2 metri. Eh sì, tu adesso sei. Sì. L'acqua ha proprietà straordinarie, capacità di ritenzione di memoria. I have been working in Germany with Professor Kreplin, who is a very close friend of Pollack. Allora, un caro amico di Gerard Pollack, un professore in Germania che si chiama Kreplin. We have taken with an intention water from Abbiamo fatto un esperimento dove abbiamo preso con l'intenzione acqua da una fonte come questa. Quindi con una siringa e un ago abbiamo prelevato una goccia e l'abbiamo messo su una specie di vetrino. Sì. E abbiamo fatto la microscopia di fondo scuro, si chiama. Abbiamo fatto asciugare la goccia d'acqua su questo vetrino. Poi ho scritto una mail d'affetto e di amore, dove ho invitato, ho lanciato l'intenzione a pregare per questa persona. Allora, c'è stata una risonanza tra il pensiero espresso nella mail the resonance between the thought in the email and what else? Yeah, and the water. And the water. Quindi c'è stata risonanza tra quella goccia d'acqua sul vetrino che si era asciugata e l'intenzione di amore espressa nella email che hanno risuonato. And then Regina and Professor Kruppin look under the microscope. E poi Regina e il professor Kruppin, che erano quelle due persone che ho citato prima, sono andate a vedere al microscopio. E all'interno di quella che era la macchia della gocciolina d'acqua si era formato un cuore. Has made the cover of the book that they just
E la foto di questa immagine al microscopio l'hanno poi pubblicata sulla copertina del libro che hanno appena pubblicato in SA. È scritto, allora, il libro è stato scritto in tedesco e il titolo del libro è I miracoli dell'acqua. You've done this in Japan, you said. I did this in Japan with Hiro Emoto, that's Masaru Emoto's son. Allora, col figlio di Asaru Emoto, Ito Emoto, abbiamo fatto lo stesso esperimento in Giappone. And we formed the crystal. Abbiamo formato il cristallo, sì. And we have I presented that poster last year. E l'anno scorso ad un convegno ho presentato i risultati come poster ad un convegno medico. È un convegno organizzato da Gerald Pollack. E quest'anno presenteremo sia la fotografia che il libro e il professor Purpling ne parlerà ad un convegno. E se andate online potete vedere la copertina del libro e la foto di cui sto parlando sulla copertina. Okay, the question is hang on a minute. There's two questions. One question from that lady and one question from this lady. That lady asks if it's possible to buy the smart card and how much does it cost? And the question from that lady, I'll ask you both questions and then you can answer. The second question is... Se carichi di energia l'acqua. Sì. Okay, if I charge this water with a smart card and then I surround it with 12 other bottles, do the other bottles get charged with energy? Yes. Sì. I'm going to show you that. Adesso ve lo faccio vedere. E la risposta a quella domanda? The volume doesn't matter. Ho già risposto. One drop of water. Allora, un goccio di acqua contains billions of molecules of water. Contiene miliardi di molecole di acqua, giusto? Quindi non è importante il volume dell'acqua. Can you drink the water? Certo, certo che puoi bere l'acqua. Vabbè, va da sé che fa bene, immagino. Male non può fare. Esatto. Acqua energizzata farà bene, no? In più c'è anche... Allora, in questa bottiglia faccio così, ci sono solo gocce, vedete? Gocce. Non c'è acqua, giusto? Non ce n'è più acqua, nemmeno una goccia, vedete? Nemmeno una. Però è stata impregnata la bottiglia, no? Con molecole di acqua. Quindi anche se non le vedo, le gocce, l'acqua esiste ancora. Perché prima era piena d'acqua. Quantità non ce n'è, nulla che posso chiamare acqua. Ancora un volontario o volontaria. Io.
She wants to come. Allora, osservate. Allora, qui ce n'è tanta di acqua, io le chiederò di annusarla. Annusa l'acqua. Allora, questa la mettiamo via. Perché altrimenti ci sarebbe l'interferenza. Adesso metti le mani dietro. È facile destabilizzarla, no? Lei resiste, ma comunque viene tirata giù. Questa bottiglia non ha più acqua, però è bagnata, quindi ci sono le molecole. Adesso odora quest'acqua. Questo si chiama potenziale chimico dell'acqua. Adesso si gira. È appena entrata, quindi non sa cosa stiamo facendo. Le chiedo di mettere le mani qui e di spingere verso il basso. Vedete com'è più stabile? Semplicemente annusando la bottiglia vuota, acqua che non c'era nemmeno, almeno non era visibile l'acqua, è molto forte. Fai la stessa cosa. No, non c'è bisogno di togliere. Thank you.